Ciao e benvenuto a questo nuovo video del Drum Booster. In questo video ti svelerò il segreto della traditional grip, dell'impugnatura tradizionale. Questa. Sì, lo so che l'impugnatura tradizionale è un'impugnatura che usano solo i jazzisti, perché è un'impugnatura che fa figo, cioè chi suona con questa impugnatura è veramente figo. Passiamo ad altro. Allora, mamma natura ci ha fornito di una mano che prende le cose con il pollice opponibile, cioè un dito bello potente e grosso spinge contro un altro dito e il resto delle dita impugnano, ok, un oggetto, un bastone, una bacchetta in questo modo. Ora, cos'è successo? Quando in antichità, tanto tempo fa, le bande militari usavano il tamburo rullante e lo suonavano marciando, qualche genio, perché di tale si tratta, ha deciso di appendere il tamburo con una tracolla, cioè con una fascia, e di agganciarlo a una delle viti tiranti, e questa fascia se la mettevano sulla spalla così, e purtroppo il tamburo, invece che stare dritto così, e stava tutto storto così. E allora questo genio ha detto: bello, ho inventato la fascia, bene, adesso posso andare in giro e camminare questo tamburo. Io l'ho fatto per un anno al militare e ti garantisco che non è piacevole, perché quando tu cammini il tamburo, capito, no? Ok. Quindi questo tamburo appeso così, tracolla, questo ha tentato di suonare in questa posizione, dice sì, però porca vacca se è scomodo, ragazzi. E allora ha detto: beh, senti, l'unico modo per poter suonare sto cacchio di tamburo è quello di... E uno dice: e adesso mette il tamburo orizzontale. No, questo pazzo ha fatto questa cosa. Beh, ma se io prendo la bacchetta così, vedi, io riesco a suonare. Sì, riesci a suonare, lo dici te, però va bene. Ma non era meglio, il tizio di fianco ha detto, non era meglio se inventavamo una roba diversa per mettere il tamburo in orizzontale, così almeno ce lo suoniamo come mamma natura ci ha... No, zitto, non rompere le scatole, ci penso io, si suona così. Ed ecco che è nata questa tradizione, perché arriva dai tempi remoti, di usare questa impugnatura. Ma c'è da dire che tutti gli snodi della mano, le dita, non è che siano proprio fatti per manipolare la bacchetta tenendola così. E allora cosa devi fare? Devi per forza sviluppare dei movimenti, delle coordinazioni fra le dita, l'avambraccio e la spalla, in modo da poter finalmente usare in maniera efficiente questa impugnatura. Allora, cominciamo dall'inizio, perché qua ci sono alcune cose da sistemare, perché non è mica semplice. Allora, innanzitutto, metti la mano giù, ok? Giù, dritta. La mano è rilassata e quindi non sta così, ok? Se è rilassata, sta così, leggermente raccolta, come se tenessi in mano, non so, una pallina da tennis, un bicchiere, un flute, Tiro sulla mano, ok, che succede? Che il gomito si flette, la mano rimane in questa posizione e quella che è l'impugnatura, pollice, indice, nella mano, diciamo, naturale, l'equivalente di questa fulcro è qua, fra il pollice, ok, questo cuscinetto di ciccia qui, fra il pollice, che va a schiacciare leggermente la bacchetta. Ok, che succede? Succede che se io sto così, la bacchetta tende ad andare giù, ok, se io apro, cade, ok, allora devo leggermente venire su, ok, vengo su. Adesso io sto tenendo le dita distese, ma torno alla posizione rilassata, ok, tipo i pupazzi degli anni 70-80, chi era? Gigio, Big Jim, vabbè, comunque così, ok, ci rimetto la bacchetta, posiziono il pollice e ora vado
Ma dove lo posiziono il pollice? Scusami. Nello stesso punto del fulcro dell'altra mano, che non è qua giù, che non è qua su, l'hai già trovato, è qui. Bene, lo stesso punto, ok? Lo stesso punto, cioè la stessa distanza, il fulcro è uguale, perché? Perché comunque il leveraggio è lo stesso, ok? Presa la bacchetta qua, rimetto le dita in posizione rilassata e vado a posizionare la bacchetta fra l'anulare e il medio, dove, ecco, qui arriva il primo problema. Il primo problema è che parecchi fanno andare la bacchetta qua giù, vicino alla nocca dell'anulare e sotto a questo falange del medio. E poi ci mettono l'indice sopra. E tu dici, vabbè, qual è il problema? Il problema è quando io devo sollevare la punta, ok, per eseguire i colpi, guarda che succede. Io arrivo al massimo prima della distorsione e la frattura totale dell'articolazione del gomito, arrivo al massimo e la bacchetta è ancora obliqua. Mentre nell'altra mano, se io tiro sul polso, ok, arrivo a 90 gradi e forse anche di più. Ti sembra una posizione equivalente questa? Direi di no. Lo scopo da raggiungere è questo, 90 gradi. E allora per far arrivare questa punta, questa bacchetta a 90 gradi così, cosa devo fare? Non è proprio disarticolare completamente il gomito, ma tornando al punto di appoggio fra le due dita, basta spostare il punto di appoggio, ok? Proprio qua sopra, la falangetta dell'anulare e sotto la falangetta del medio. Così. Chiaro? Si vede bene? Ok, da qui, rimetto a posto, da qui, l'indice va a toccare il pollice. Se non riesci a fare questa cosa, strumento di tortura numero uno. Guarda qua. Rondellina, ma va bene anche una moneta da 2 euro, 1 euro, dipende dalle tue possibilità finanziarie. Vado a prendere questa moneta, questa rondella, e la posiziono qua, falange dell'indice e pollice. La prendo così. Va bene? Semplice, molto semplice. Rimetto la bacchetta dentro. Ok, ritrovo il punto di fulcro. Attenzione, non lascio la moneta. Rimetto la posizione anula falangetta dell'anulare e falangetta del medio, ok, in questo modo. E a questo punto ruoto, 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 ruoto. Avevamo detto che il gomito era parallelo al tronco. Cosa faccio? A questo punto vengo leggermente avanti con il gomito e poi ti spiegherò anche perché dovrai farlo per forza. E ruotando posso anche entrare un po' dentro l'area del torso, del mio torace, e a questo punto ho raggiunto i 90 gradi, esattamente come la destra, ok? Così. Capisci anche tu che non è proprio una. Fa un po' male dopo un po'. Capisci anche tu che non è proprio una posizione di quelle che uno dice, oh, ci starei delle ore, no? No, perché tira, stira parecchio qua. Però ho raggiunto i 90 gradi, ecco qui. Allora, mi raccomando, l'anulare, guarda cosa fa, nella posizione in cui ti ho indicato, cioè posizionando la bacchetta sotto la falangetta del medio e sopra la falangetta dell'anulare, cosa fa? L'anulare mi può aiutare estendendosi, distendendosi, a raggiungere anche oltre i 90 gradi, guarda qua, sempre entrando dentro con il gomito, perché se sto con il gomito fuori ottengo al massimo questo, okay? Ma io entro dentro. Ok, distendo l'anulare, distendo il medio. Ok, qua tengo sempre la mia monetina, eccola qui. Perché? Perché se io invece di tenere il pollice e l'indice vicino ho l'indice qua, allora che succede? Succede che io apro. Apro e faccio entrare in gioco il fulcro del pollice, ma non è quello che noi vogliamo ottenere adesso. Noi adesso dobbiamo ottenere un equivalente del movimento del polso dell'altra mano. Perché se io apro l'indice, lo stacco dal pollice, succede che entra in gioco il fulcro del pollice, che equivale al fulcro pollice-indice dell'altra mano. E è vero che vado ancora più indietro, vedi? Cioè polso piegato,
fulcro del polso piegato, fulcro delle dita aperto e la punta della bacchetta va indietro. Allora cosa faccio? L'equivalente è questo. Ok, apro, 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 vedi che anche la sinistra mi permette di aprirsi e andare indietro. Ma adesso non è questo il nostro scopo. Lo scopo adesso è quello di impugnare correttamente questa bacchetta in modo da farsi il meno male possibile e di ottenere la massima efficacia da un'impugnatura che di naturale ha ben poco. Prima ti dicevo che il gomito viene un po' avanti fino ad entrare davanti al torace, perché comunque questo tipo di impugnatura fa sì che se i due gomiti stanno nella stessa posizione, guarda che succede, la destra sta più avanti della sinistra. Allora, per avere lo stesso punto di impatto sul tamburo, o vado indietro con la destra, e quindi sposto indietro il gomito dal tronco, o vengo avanti con la sinistra. Perché è meglio venire avanti con la sinistra? Perché venendo avanti posso entrare davanti al torace e avere una maggior traiettoria della bacchetta. Ok? Quindi punte che puntano nella stessa area del tamburo e ti accorgerai che il gomito sinistro è leggermente più avanti del destro. Questo perché? Perché la mano è davanti alla bacchetta, mentre di qua la mano è dietro al fulcro. Scusami, qui la mano è davanti al fulcro, qui è dietro al fulcro. Ok? Questa è la posizione migliore. Ok? Guarda i gomiti. Vedi, il gomito della sinistra è un po' avanti e il gomito della destra invece è parallelo al tronco. Succede questo. Quindi succede che io quando vedi vengo avanti, quando io vengo avanti entro dentro e la bacchetta raggiunge i 90 gradi. È chiaro? Quindi per concludere, una cosa da non fare secondo me è andare giù qua in questa zona, perché come vedi ha voglia io entrare dentro, mi devo sfasciare una mano, mi devo sfasciare, scusami, il gomito. E un'altra cosa secondo me da non fare, ecco, è quella di tenere la mano orizzontale, il palmo della mano che guarda in alto. È meglio tenerla perpendicolare al terreno, 90 gradi, senza storture di nessun tipo, così o così, dritta. Perfettamente piatto qua, ok? La mano è dritta, si piega solo e ci metto la bacchetta. Nient'altro, quindi una cosa piuttosto naturale, ok? Invece, per cominciare ad usare il finger control con questa impugnatura, ti rimando a un altro video perché se no è troppo lungo. Intanto lavora su questo. Una cosa che puoi fare a vuoto, senza pad, senza niente, è questo. Ok? Apro e chiudo. Ciao, 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 ciao. Distendo l'anulare, il medio e l'indice. Ok? Così. E chiudo. Questo movimento lo fai a vuoto. Puoi farlo a tempo facendo delle suddivisioni, terzine, duine, quello che vuoi tu. L'importante è che tu non scenda giù. Che tu spinga sempre con il medio, con l'anulare, scusami, verso l'alto, ok? È l'anulare che spinge. Non hai altre leve per spingere la bacchetta verso l'alto, perché mentre nell'impugnatura normale il polso, fulcro del polso, tira su e poi lascia, fulcro, ti ricordo che abbiamo quattro fulcri su questo tipo di impugnatura. Dita, polso, gomito, spalla. Nella traditional manca un fulcro. Pollice, gomito, spalla. Non ho quello del polso perché a me per l'uso con la bacchetta di legno non serve a granché. Magari con le spazzole sì, ma in questo caso non ci serve. Quello che ci serve è usare bene le dita, siccome le dita possono solo distendersi, non vanno in su, ok? Quindi non
barare facendo questo, ok? Perché qua è tutto chiuso, ma fai questo. Te lo faccio vedere da qua. Chiaro? Impara a non andare, a non far andare l'impugnatura qua giù. Deve rimanere sempre qua, puntata. Ok, per la traditional grip, cioè l'impugnatura più figa del mondo, è tutto. Alla prossima, ciao!